Qual è la differenza tra un loft, un attico o un appartamento? Allora, sono tre tipologie di abitazione diverse tra loro, ma soprattutto a livello sia strutturale che di concezione, ok? Perché il loft è una rivisitazione di spazi industriali, si trovano magari, è più facile trovarli in città metropolitane come per esempio Milano, ma anche Verona offre questo tipo di soluzioni e sono valorizzazione, proprio nel vero senso della parola, di quello che magari prima era un magazzino piuttosto che un'industria, piuttosto che un capannone, e un capannone piccolino, all'interno dei centri storici e vado a trasformarlo in un'abitazione, preservando comunque quelle che sono le caratteristiche architettoniche originali, quindi industriali. Ed è una nicchia di mercato molto particolare, molto interessante da trattare. Pensiamo per esempio ai loft spettacolari che vediamo sulle trasmissioni americane. Una volta che uno viene rivisitato, ha un impatto veramente emotivo grandissimo. Gli attici invece sono gli appartamenti che troviamo all'ultimo piano di uno stabile, di un palazzo. L'attico, che normalmente si pensa essere solo l'appartamento dell'ultimo piano, non è così. L'attico in realtà è invertito, è un appartamento su due livelli, dove nel penultimo piano trovo la zona notte e all'ultimo piano trovo la zona giorno. Quello è il vero attico. L'ultima categoria sono gli appartamenti. L'appartamento lo è dal piano terra all'ultimo piano, se non è dislocato su due livelli. Quindi diciamo che è la soluzione tradizionale delle tre. Ciò non toglie che sia quella più ricercata e ambita e venduta nel mercato immobiliare. Se hai un attico, hai un loft o hai un appartamento da vendere e vuoi sapere esattamente quello che è il valore del tuo immobile, contattami e sarò ben lieto di stimare assieme a te il valore corretto della casa.